Buonasera, vi ringrazio tutti di essere qui e ringrazio soprattutto Antonio Tabucchi di aver voluto essere con noi questo pomeriggio. Antonio Tabucchi è nato a Pisa, è raro che i venerdì del direttore ospitino qualcuno che è nato a Pisa, ma è anche raro trovare uno scrittore come Antonio Tabucchi che, scrivendo in italiano, essendo un protagonista della letteratura italiana di oggi, sia anche, come lui è, un protagonista della letteratura europea. Come tutti sappiamo, Antonio Tabucchi si è laureato in letteratura portoghese e si è perfezionato anche alla scuola normale e poi ha insegnato lingua e letteratura portoghese a Bologna, a Genova, a Siena. In questa spola fra il Portogallo e l'Italia si incontra tutta la cultura europea ed è tutta la cultura europea che vibra nelle pagine di Tabucchi. I suoi libri sono tradotti in oltre 30 lingue e queste 30 lingue comprendono anche le meno consuete, per esempio il curdo, per dirne una, che, o il turco, ma non, per non dire del giapponese e del cinese, che sono già più abituali. Cito qualcuno dei suoi titoli, a cominciare da Piazza d'Italia 1975, e poi la lista è molto lunga. Sostiene Pereira, ne cito soltanto uno, o La testa perduta di Damasceno Monteiro, sono del 94 e del 97, e vorrei citare in particolare due cose più recenti: Tristano muore, 2004, lungo monologo di un ex partigiano in agonia, e poi la raccolta di suoi interventi sulla stampa nazionale e internazionale che riguardano in buona parte la situazione politica italiana, col titolo L'Oca al passo, notizie dal buio che stiamo attraversando. Come tutti sanno, lo stiamo attraversando ancora. Pagine della letteratura portoghese, soprattutto Pessoa, che in Italia sono note perché lo meritano, ma sono note anche in buona parte grazie alla mediazione culturale, alla intelligente ponti, agli intelligenti ponti che Antonio Tabucchi getta fra la cultura italiana e la nostra. Se dovessi elencare tutti i premi che ha avuto, dal Viareggio al Campiello, al premio Médicis Étranger, al premio europeo della letteratura in Francia, al premio Hidalgo in Spagna e così via, la lista sarebbe troppo lunga. Vorrei ricordare qui, oltre alle sue opere letterarie, il suo impegno civile e la sua riflessione sulla nostra società, perché lo voglio ricordare perché è qualcosa di cui oggi c'è più che mai bisogno. Grazie di essere con noi. Buonasera, veramente molte grazie, amico Salvatore Settis, per questo invito e per queste parole. È veramente un grande piacere per me questo ritorno in questo luogo. Quando sono stato qui come borsista specializzando, non lo dico per nostalgia, perché il tempo passato la suscita sempre, anche se poi essa non è effettiva, ma è proprio vero. Io e Maria Giuseppe ci eravamo appena sposati e questo luogo fu una specie di oasi, lo ricordo con molta felicità. Avevo perfino il privilegio, mi avevano dato uno studiolo qui sulla piazza e abbiamo passato qui un anno e poi è venuta l'estate, Pisa era deserta, venire qui a studiare in questa scuola era proprio era un grande privilegio, dava un senso di felicità. E poi devo dire che questa scuola è stata fondamentale per gli studi che poi ho potuto fare. Io all'epoca mi occupavo di filologia iberica del 500-600, studiavo i manoscritti, avere i testi non era così facile perché i mezzi tecnici non erano come oggi.
Eppure la facilità con cui arrivavano i microfilm dalla Biblioteca Nazionale di Lisbona o di Madrid e il fatto di potersi vedere i manoscritti di poeti portoghesi e spagnoli del Cinquecento in questo bellissimo scenario. Insomma, ecco, quella è stata la possibilità per me poi di fare e continuare i miei studi. Tante grazie della vostra presenza. Io vi proporrei, avrei pensato di fare un percorso, abbastanza personale nella letteratura del Novecento, che avrei intitolato Il filo dell'inquietudine. Assumendo questo, questo sentimento, se vogliamo, o comunque questa spinta di carattere emotivo e creativo, a base, a costituzione di una letteratura che mi pare molto caratteristica del nostro secolo, lo chiamo così, del secolo trascorso, che potrebbe in qualche modo, non dire essere categoriale, ma perlomeno servire come piccolo binario su cui fare correre un nostro tram. Perché il secolo passato, che appunto, a proposito di tram, mi pare, come diceva Salvatore, che fili ancora abbastanza sugli stessi binari di quello attuale, non ci ha lasciato tanto tranquilli. E le testimonianze di ogni tipo non mancano. Se poi noi volessimo usare come sismografo di ciò che ci ha turbato la letteratura, che forse ha gli aghi più sensibili per registrare queste scosse sul tracciato della pagina, qualcuno potrebbe utilmente forse scrivere anche una storia della letteratura del Novecento sul filo dell'inquietudine. Io comincerei con un mio autore di culto, e è stato molto rammentato anche da Salvatore, si potrebbe cominciare col Desassossego di Fernando Pessoa, anzi del suo personaggio Bernardo Soares. Visto che le prime pagine del libro dell'inquietudine, perché il Desassossego è l'inquietudine, sono del primo decennio del secolo. Desassossego è un regressivo del verbo desassossegar e vuol dire appunto mancanza di sossego, cioè di quiete. Poi l'etimo è latino, ma in realtà la parola è stata importata dagli spagnoli in Italia e a noi è restato il sussiego, cioè l'immobilità, che è il contrario della compostezza. Ha anche direi in portoghese, un significato anche fisico, il desassossego, cioè l'inquietudine. Non si riferisce esclusivamente a un'inquietudine interiore, ma può essere manifestata fisicamente. Si può dire anche di un bambino che non sta mai fermo, che rompe le scatole, dice: questo bambino è molto desassossegato. Cioè, quelli iperattivi, insomma. Ecco. Fra l'altro poi ci sarebbe anche tutto un disco, ma leggevo ultimamente un grande psichiatra italiano, Eugenio Borgna, il quale ha delle bellissime pagine sulla malinconia associata all'inquietudine fisica. Al contrario del cliché che noi abbiamo di una malinconia immobile che ci viene dalla tradizione classica, che poi è stata messa in iconografia da Dürer, per essere malinconici ci vuole una seggiola, bisogna star seduti e avere la guancia appoggiata sulla mano. Borgna ha constatato che i grandi malinconici, che lui ha curato, quelli che sono a livello patologico, sono estremamente inquieti. E faceva fra l'altro, e poi io pensavo a certi scrittori che non sono stati mai fermi, insomma, che, non so, Rimbaud per esempio è uno che ha fatto migliaia di chilometri, Walser lo stesso, e Pessoa è un grande desassossegato anche fisicamente. Se si legge i suoi diari vedremo che non sta mai fermo un attimo proprio. Lui fa il diario la sera e dice:
Stamattina sono andato passato dal mio ufficio a fare una lettera, poi però ci potevo stare, sono andato a prendere un caffè, non ci ho trovato nessuno. Insomma, si vede che sono persone che stanno mai buone, come si dice a Pisa. Poi vi citavo che un decennio prima, alla fine del secolo precedente, c'è i Tales of Unrest di Conrad. Nel 1899 l'ha scritto il Signore, vuol dire che è uno scrittore non propriamente tranquillo. Non è facile definire esattamente cosa sia questa inquietudine di Pessoa Soares, voglio dire, non è soltanto interiore, ma c'è anche ovviamente una componente psicologica molto forte, è un disagio di vivere, è un'incompetenza verso la vita ed è soprattutto un'estraneità nei confronti di essa, quell'estraneità che uno dei suoi eteronimi, Alvaro de Campos, in una poesia definisce con l'aggettivo straniero. Dice così Campos: un'altra volta ti rivedo, Lisbona, e Tago e tutto, straniero qui come dappertutto. C'è anche però una connotazione decadente nell'inquietudine di Bernardo Soares, tipica dell'inizio del secolo, quando Pessoa comincia a scrivere il suo libro, che forse si avvicina al concetto di spleen baudelairiano. E poi c'è anche una sfumatura che concerne lo snervamento. Man mano che procediamo nella lettura, sentiamo che questo snervamento, questo spleen, diventano disagio. L'anima del protagonista è molto tormentata, coinvolta nelle grandi e piccole cose del suo grande e piccolo universo. A volte il tormento diventa pena per le creature, per se stesso, per la vita, ma diventa anche turbamento. Insomma, il vocabolo inquietudine lievita e diventa vastissimo, così vasto che è impossibile racchiuderlo in una definizione da dizionario. Finché comincia ad apparire un concetto, un'indicazione, una spia, che lo connota proprio come disagio e soprattutto come incompetenza verso la vita. E questa incompetenza verso la vita è come una malattia che a un certo punto egli esplicita e definisce, guardate le cose come si ritrovano, male di vivere, mal de viver. Poi ovviamente Montaliano. E l'incompetenza verso la vita diventa e si trasforma in estraneità nei confronti della realtà circostante. La stessa estraneità che faceva dire a Alvaro de Campos di sentirsi straniero in qualsiasi luogo e dappertutto. E mi premeva mettere in evidenza questo scivolamento semantico e naturalmente anche esistenziale dell'inquietudine che diventa estraneità verso il mondo che ci circonda e che viene raccontata da personaggi che stanno in una città in fondo abbastanza al margine dell'Europa, perché in realtà essi poi sentono all'unisono con tante altre coscienze che vivono nei centri più grandi e più europei, come Parigi e Vienna. E facendo un volo forse un po' pindarico, come si può fare in letteratura, mi viene in mente il termine unheimlich che Freud utilizza per indicare il senso di estraneità a una circostanza o a una situazione che provoca nel soggetto che la vive un'inquietudine che può arrivare fino al malessere. E nel suo saggio del 1919, in cui, come sapete, Freud parte da un testo letterario, un racconto di Hoffman, Freud, in una lunga nota, sottolinea la difficoltà di tradurre in altre lingue il termine tedesco per la pluralità dei significati che esso contiene, oltre a inquietudine e angoscia, indica una estraneità rispetto a quello che è il familiare, e cioè la casa. L'inquietudine con il disagio di esistere assume naturalmente volti diversi in ogni singolo paese, davvero un ansioso giardino dei sentieri che si biforcano e che si moltiplicano. La carneficina della Grande Guerra, di cui le antenne di molti scrittori avevano captato la minaccia incombente, darà a questo sentimento il corpo della tragedia. Eccezion fatta, come sappiamo, per il futuro cavaliere Marinetti, così amico degli obici e apparentemente inquieto, ma in realtà piuttosto direi chiassoso, che è diverso, e Giulivo, poeta, che non potendo esprimersi in buon francese, purtroppo decise di legare i suoi versi alla nostra letteratura.
Sul fronte occidentale, per dirla con Erich Maria Remarque, di nuovo non c'è che nelle pagine della migliore letteratura, dallo stesso Remarque Apollinaire, da Gade a Ungaretti, un'inquietudine che diventa irrimediabilmente ferita, e il massacro delle trincee e il massacro delle coscienze. E cosa vuol dire, e che dire poi dell'intervallo che intercorre fra un massacro finito e quello futuro a cui l'Europa pare votata? Beh, c'è la guerra di Spagna e i fascismi che si installano e l'inevitabile abisso verso cui si viaggia a vele spiegate, compreso quello incommensurabile dell'Olocausto, della Shoah. Ma non sono tanto i Chamberlain e gli altri uomini politici dell'Europa più o meno democratica ad accorgersene. Si raccorge piuttosto la letteratura, direi, con Orwell, per esempio, con Gadda, con Céline, il Voyager del 32, e poi anche egli sarà risucchiato dal vortice malefico, che tuttavia saprà restituire con Nord come la vera discesa agli inferi del Novecento. E con Pessoa da una parte, come dicevo, con Kafka dall'altro, con T.S. Eliot, The Wasteland del 22, e con Montale, con Il suo male di vivere. E che, se avessimo qui nomi, non mancherebbero, vi inviterei a fare un dizionario. E non è che nel dopoguerra l'inquietudine sia quieta. Mi pare che ce ne sia anche ben donde, perché oltre a ciò che sta succedendo ancora, tutto è già successo, in maniera così incomprensibile che si sottrae a ogni decifrazione, a ogni gnoseologia. Tutto è decifrabile? Implacabilmente e per fortuna lo fa Primo Levi, comunicandoci un'inquietudine al limite del sopportabile, eludendo una domanda che definirei oziosa e su cui tutti noi abbiamo comunque giustamente riflettuto molto tempo, perché era giusto anche che fosse posta, ma forse era fuori luogo quando Adorno dice: si può scrivere ancora poesia dopo Auschwitz? E naturalmente immagino che nel suo poesia intenda anche la scrittura narrativa, qualsiasi tipo di... Si può ancora scrivere dopo Auschwitz? Dopo Auschwitz? Si può scrivere dopo Auschwitz, però prima, questo è il grande, straordinario merito di Primo Levi, bisogna scrivere sopra, su Auschwitz. Allora sì, si può scrivere dopo Auschwitz. È un problema di avverbio, ma è importante. Di luogo e di tempo. E poi c'è Oden dall'Inghilterra, ci comunica intanto che l'inquietudine è diventata ansia, l'età dell'ansia del 1948, che è come dire, d'ora in poi sotto con i psicofarmaci, cara umanità. E per qualcuno l'inquietudine si è trasformata in tale disaccordo con il reale che lo circonda da farlo sentire perfino, non dappertutto straniero, ma perfino a se stesso. Succede a Albert Camus, per esempio, con i suoi personaggi imprigionati in una capsula di totale estraneità, e a Beckett, i cui Vladimiri ed Estragoni sono così estranei a tutto che lo sono persino al linguaggio. Stanno fermi a un capolinea da dove non passerà mai nessun autobus e riescono solo a balbettare. Ma che cosa stiamo mai dicendo? Si chiedono nei rari momenti di lucidità. In Italia, a parte l'iniziale Calvino che poi risolverà la sua inquietudine come vedremo, c'è l'inquietudine politica di Volponi, stretta fra le ganasce del binomio industria comunismo, e poi c'è Manganelli, la cui inquietudine in sé si esprime in una ipertrofia del linguaggio dove la nevrosi tocca la metafisica straordinaria.
i Cesciasci, di cui parlerò, che fruga nei misteri più biechi dell'Italia attraverso la sua Sicilia come metafora. E insieme c'è l'inquietudine civile di Pasolini, di cui anche parlerò, che lancia la sua maleducatissima proposta di processare il palazzo corrotto. Fra tutti gli scrittori inquieti di cui il nostro secolo è ricco in Italia, desidero dedicare questa parte finale della mia sostanziale di questa mia conversazione a uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento, se non per me il più grande, Carlo Emilio Gadda. L'inquietudine fu certo la sua terribile musa e nessuno come lui ha saputo captarla e farne figura letteraria, proprio coagulandola in romanzi dove l'inquietudine è tutta l'inquietudine che la nostra Italia ha vissuto e sofferto in questo secolo. Gadda è la coscienza infelice del nostro paese. Borges ha scritto che ci sono scrittori verso i quali il tempo non è stato generoso perché li ha fatti nascere in un'epoca che non era la loro. Si riferiva soprattutto a Henry James, bostoniano vissuto in un'età praticamente vittoriana, fatta di eleganza e di ipocrisie, e che guardò alla realtà in cui si trovò a vivere con lo spaesamento temporale di chi si trovava già nel Novecento, cioè nel secolo successivo. Il più grande scrittore dell'Ottocento, disse Borges, che già appartiene al Novecento, è James. Credo che con Gadda il decalage temporale possa anche essere avvenuto in senso inverso, ma poi vedremo. Era un uomo di altri tempi, di principi, di una grande etica, di fede nazionalista, legato, forse suo malgrado, a questi principi davvero tradizionali. Amava la sua patria, i suoi simboli, la bandiera, le divise militari e anche l'onestà di una borghesia che avrebbe desiderato colta e intelligente. Per ordinare in maniera seria questi principi avrebbe dovuto vivere dietro alle finestre di Croisset come Gustave Flaubert e manifestare il suo profondo disprezzo verso un secondo impero, almeno l'eleganza formale e ipocrita di quei terribili salotti dell'educazione sentimentale dove mediocri personaggi pieni di velleitarismi artistici incrociano ineffabili dame che nascondono la loro frustrazione in certe toilette e avrebbero trovato bene il sarcasmo di Gadda. Ma costoro almeno sapevano usare la forchetta e indossavano la redingote. A Carlo Emilio Gadda toccò in sorte di credere in una bandiera dove c'era lo stemma di una famiglia che non affrontò la storia con molta eleganza e per essa combatté in trincea sulle Alpi nella Prima Guerra Mondiale. Visse la disfatta di Caporetto come un affronto, come una vergogna. Nel suo dolorosissimo e mirabile giornale di guerra e di prigionia, la testimonianza credo più alta e sofferta della grande guerra in assoluto, constatò con spavento che quel suo paese, che egli aveva letto come l'espressione di quella borghesia lombarda e luminista che aveva costruito i palazzi di via Manzoni a Milano, era in realtà un paese assai composito, assai diverso, fatto soprattutto di contadini, di poveracci, di affamati, di esclusi, di analfabeti e di carne da cannone. E poi, subito dopo, conobbe il fascismo, ma su questo ci ritornerò. E credo che il suo universo deflagrò e per scoppiare usò la via del linguaggio, che con lui va davvero in mille pezzi, uno scoppio che assomiglia allo scoppio di un ventre carico di cibi intossicanti e che sparge le sue scorie, spesso velenose, peraltro meravigliose, su tutto e su tutti, come le scorie radioattive di un fungo e di una bomba atomica. Ci sono stati dei paesi che nel corso della loro storia non sono stati all'altezza dei loro scrittori. È una frase di Jacobson a proposito di certi scrittori russi. Qualcosa di simile disse appunto Jacobson e credo che l'Italia di Gadda sia uno di questi casi,
Casi insieme curiosamente tragici, ma anche fecondi per la letteratura. Io non credo in certi suoi esegeti che privilegiano i giochi verbali, l'espressionismo linguistico in senso ludico. Credo che un giorno le circostanze faranno ricredere molti. Gadda non è il Joyce italiano di un Finnegan's Wake espressionista, ma proprio la tragedia in termini di schizofrenia linguistica di ciò che noi siamo, di ciò che l'Italia ha vissuto, della storia del nostro Novecento. E la sua cognizione del dolore, che per me è uno dei massimi romanzi della letteratura italiana. Forse la cognizione del dolore è davvero la specificazione che la letteratura italiana ha dato a questa grande inquietudine che attraversa il Novecento. È veramente l'Unheimlich di cui parlavo prima, che un grandissimo scrittore ha raccolto e ha manifestato in questo romanzo. Ma prima di passare a Gadda vorrei dedicare alcune pagine, anche se viene dopo di lui cronologicamente, ma vorrei parlarne prima, a Pasolini, come vi avevo detto. Perché un altro portatore di grandissima inquietudine, essendo lui grande inquieto, ma insomma chi ci comunica una grande inquietudine di carattere, direi politico-antropologica, è senza dubbio Pasolini. Il Pasolini dei romanzi, dei saggi e degli interventi intellettuali, cioè Pasolini non cineasta e non poeta, che meriterebbe un discorso a parte che qui non è il caso di fare. Non intendo scendere a discutere i risultati estetici dei suoi romanzi, che possono anche essere controversi. Quello che mi interessa è rilevare il quoziente di inquietudine che egli capta da una società apparentemente positiva, ma in realtà assai inquietante, e il quoziente di inquietudine che riesce a trasmettere a noi lettori. Siamo alla fine degli anni 50, attenzione, e Pasolini ha avuto una formazione intellettuale abbastanza eccentrica rispetto allo scrittore italiano medio. È un provinciale, ha vagato un po' per l'Italia dietro gli spostamenti del padre militare, ma ha idealmente letto le sue radici culturali nel profondo nord, il suo Friuli materno, di cui ha avuto anche modo di farsi interprete linguistico grazie alla sua formazione di filologo romanzo. Durante la guerra, poco più che ventenne, rifugiandosi a Casarza con la madre, aveva organizzato già un periodico in lingua italiana, lo Strohligut, che poi diventerà più tardi l'organo dell'Accademiuta della Lingua Furlana, con l'idea di difendere le lingue regionali come forme specifiche, questo è molto interessante, della coscienza storica nazionale. Una coscienza storica nazionale che in parte Pasolini desume da Gramsci, e che poco coincide, sia detto di sfuggita, con il marxismo dell'epoca al quale pure egli aderì e si iscrisse. Agli inizi degli anni 60 l'Italia è in preda a un cambiamento socio-economico epocale che la cultura ufficiale e le istituzioni esaltano e incoraggiano in maniera frenetica e direi trionfalistica, inventando all'uopo addirittura un sintagma di propaganda di carattere impositivo, dal suono roboante, esplosivo, boom, il boom economico. L'Italia si arricchisce e si trasforma, come non era riuscito a fare di lei Mussolini aveva tentato di fare una cosa del genere, questa volta, ecco, da paese sostanzialmente agricolo diventa un paese modernamente industriale. La svolta sociale è evidente, il vantaggio per l'economia anche è indiscutibile, solo che tutto questo ha un rovescio della medaglia, una parte negativa, come in tutte le cose della modernità, che Pasolini immediatamente coglie, perché il tutto avviene con una migrazione interna, uno spostamento di popolazione mastodontico dal sud rurale arretrato al nord industriale avanzato, che ha bisogno di mano d'opera. Ne seguono, come sappiamo, lo spopolamento delle campagne, fenomeni di inurbamento eccezionali,
sorgere di periferie mostruose, le cinture delle grandi città, episodi di difficile convivenza fra cittadini dello stesso paese, inevitabili episodi di criminalità, espedienti di sopravvivenza, eccetera, eccetera. Il fenomeno Pasolini lo osserva soprattutto a Roma, da Roma, città nella quale si è trasferito conducendo peraltro una vita modestissima, e il suo sguardo comincia a spostarsi sulle disordinate borgate che sorgono oltre Tevere in maniera selvaggia, priva di piani regolatori, lontane dalle regole di ogni qualsiasi convivenza, dove si concentra una popolazione indigente, un sottoproletariato che non esiterei a definire lumpen, che usa un proprio codice di vita e ovviamente una lingua diversa da quello ufficiale del linguaggio della comunicazione e soprattutto da quello della letteratura italiana. Già nel 1955, quasi profeticamente, del resto l'essere profeta è una delle virtù che più sono state odiate in Pasolini, aveva scritto il romanzo Ragazzi di vita e allo scadere dei 50, il 59 mi pare, proprio nel bel mezzo della festa del boom, il romanzo Una vita violenta. Al di là dei risultati estetici, ripeto che qui interessano relativamente, l'originalità stilistica è innegabile. C'è qualcosa di gaddiano in tutto questo, e non per niente Pasolini fu un grande amico e sodale di Gadda, ma è un gaddismo profondo, se così posso dire, ben più profondo dell'epidermide con cui certi continuatori, gaddiani, estetizzanti, pretendevano di farsi continuatori del Gran Lombardo. Voglio dire, c'è quel Gadda che da modesto impiegato di programma culturale della radio, che stava anche lui a Roma, alle 5 del pomeriggio, quando usciva dall'ufficio, andava a prendere lezioni a pagamento di abruzzese da un ferroviario in pensione, credo fosse un ferroviario o un sarto, per scrivere il suo commissario in gravallo. Ma questa è una delle cose più commoventi della letteratura. Chi come Pasolini ha colto la trasformazione antropologica, i profondi disagi e la grande inquietudine che ufficialmente taciuta percorre comunque l'Italia, non credo sia... non siano le avanguardie dell'epoca, piuttosto attente invece ad imparare le regole della nuova comunicazione sociale, eccetera, e anche con una certa brillantezza, una certa disinvoltura e facendo una parte anche molto positiva per la letteratura italiana, perché le cose non possono sempre andare su uno stesso binario, ci vogliono più, come dire, più forze in una letteratura, ci vogliono molte circolazioni del sangue. Però ecco, chi ha colto questa cosa qui, sono proprio personaggi come letterati, come Gadda, Pasolini e eventualmente, ma questo lo volevo mettere fra parentesi, i loro sodali, la loro famiglia, semmai certi cineasti. E trovo comprensibile che a un certo punto Pasolini si butti solo nel cinema, perché sto pensando al Visconti di Rocco e i suoi fratelli, al Fellini della Dolce Vita, i quali hanno ben rappresentato nei loro film l'insidia e i danni che una modernità imposta a tavolino dalle istituzioni può arrecare a un paese. Peraltro non sarà inutile ricordare che quando La Dolce Vita nel 60 fu presentata a Venezia si attirò il biasimo e gli insulti bipartisan, come si direbbe oggi, dai notabili democristiani e comunisti. Biasimo e insulti che toccarono naturalmente anche ai romanzi di Pasolini, che destarono sì un'attenzione critica per l'originalità stilistica di cui parlavo, ma che gli valsero anche un processo per pornografia. E leggendolo, malgrado lui, al ruolo di provocatore ed eretico, caratteristiche che la cultura ufficiale italiana ha sempre poco tollerato negli scrittori.
Ora è ovvio che il ruolo di uno scrittore, se è davvero scrittore, è quello di essere eretico rispetto al pensiero dominante e di, come dire, di opporsi o di dubitare di un pensiero unico che può diventare un pericolosissimo comune senso del pensare e che narcotizza le coscienze. Al contrario, il ruolo della letteratura, il ruolo di uno scrittore è quello di interpellare le coscienze, di porre domande a se stesso e agli altri, o perlomeno di sospettare che ciò che si vuole che sia così, forse non sia esattamente così, sia un pochino differente. Perché per dare le risposte, spesso risposte abbastanza tranquillizzanti, e non so fino a che punto veramente tranquillizzanti, come la storia ci insegna, sono sufficienti le caste politiche, le lobby economiche, le gerarchie ecclesiastiche che, forti di una religione rivelata, si propongono sempre quali proprietari del cosiddetto pensiero comune. E Pasolini a questo punto assume la sua vocazione, ma insieme il ruolo che la società italiana obbligatoriamente gli dà, gli ha insegnato, gli consegna, e diventa con lucido coraggio e intelligenza il bastian contrario di un'Italia frivola e un po' scriteriata, che mi pare abbastanza alle origini della società italiana attuale. Ospitato per l'intelligenza del suo direttore di allora sulle pagine di un grande giornale borghese come il Corriere della Sera, Pasolini interviene con degli articoli implacabili sulle magagne del cosiddetto nuovo che avanzava allora. Ne nascono gli straordinari testi poi pubblicati nei volumi postumi Scritti Corsari, 75, Lettere Lutterane, 76, Le Belle Bandiere, 77. In questo suo passaggio da una letteratura pura, cioè di puro tipo romanzesco, una scrittura dedicata all'analisi dei fenomeni sociali e di costume, che però è un altro tipo di scrittura, ma che per Pasolini è sempre scrittura letteraria, perché la scrittura letteraria non cala mai in lui, Pasolini miracolosamente smonta il cosiddetto miracolo italiano, ponendosi come voce diversa alla ricerca di un'altra verità, nel linguaggio, nei rapporti umani, nell'arte, e in totale disomogeneità dai valori borghesi imposti dalla società di allora, cercando, fra l'altro paradossalmente, di coniugare, e ovviamente in un tentativo che non poteva riuscire, il suo marxismo con la spiritualità cristiana, i valori di un mondo rurale precapitalistico in aperta contraddizione e certo perdente di fronte a un capitalismo italiano piuttosto rude e senza regole, che invece stava avanzando, e lontanissimo peraltro, devo dire, dal capitalismo delle socialdemocrazie, che era mal visto dalle classi dirigenti italiane e, per motivi opposti, allora anche dal Partito Comunista, che lo considerava troppo riformista borghese. Nonostante i limiti intrinseci a una dialettica nella quale Pasolini stesso si era rinchiuso, egli scoppia come un vulcano in eruzione nella letteratura italiana dell'epoca. A tal punto, credo, mi è venuta in mente questa immagine, che il suo stesso circolo vizioso in cui si è rinchiuso lo trasforma in visionario. Un po' come penso siano o possano suggerire, se ve li ricordate, i carcerati dei quadri di Van Gogh, che in circolo, con gli zoccoli ai piedi e tenendo l'uno l'altro una mano sulla spalla del compagno, nell'ora d'aria in cortile, ripetono sempre gli stessi passi. Il circolo, chiuso, ossessivamente ripercorso, a un certo punto si apre in una visione. Se si ritorna sempre lì, si ritorna sempre lì, obbligatoriamente, dove eravamo poco fa, vuol dire che il punto di arrivo è anche obbligatoriamente il punto di partenza. E Pasolini ci si tormenta, e ci ragiona,
e alla fine il punto di partenza e di arrivo qual è? Il fascismo italiano, lo strutturale genetico fascismo italiano, che, attenzione, è una grande invenzione della nostra creatività italiana, come lo stato il Rinascimento. E il peggiore dei fascismi, quello che a cui si riferisce Pasolini, quello che ha per ideale di imporre una razza come razza superiore e di eliminare dalla faccia del mondo ogni diverso da lui, il nazifascismo. Questa sua intuizione, che peraltro non so se abbia un'attualità che forse possiamo cogliere nell'aria, Pasolini la filma poco prima di essere assassinato, la filma in una pellicola che è celebre e visibile in tutto il mondo, ma che credo sia ancora vietata, se non lo è, mi smentirete, nelle sale italiane, Salò o le 120 giornate di Sodoma. Ma per firmarlo scrive anche la sceneggiatura. C'è un testo letterario a monte di questo grande film. Ignoro se è stato pubblicato, credo di no. E ritengo che andrebbe urgentemente diffuso o pubblicato, ammesso che non abbia fatto una oscura fine. Al contrario di Pasolini, che il fantasma del fascismo eterno lo ha capito in anticipo e dunque ha intuito il suo eventuale ritorno, Carlo Emilio Gadda lo ha capito in ritardo. La comprensione ritardata, come quella in anticipo, come quella anticipata, è spesso caratteristica dei grandi scrittori e è motore di alta letteratura. Coloro che capiscono in sincronia o in tempo reale, come si dice oggi, di solito non fanno letteratura, fanno giornalismo, anche se usano il romanzo o la fiction. Magari buon giornalismo, ottimo giornalismo, utilissimo giornalismo e anche gradevole letteratura, ma non grande letteratura. Perché la comprensione ritardata può essere addirittura più inquietante e più sovversiva della comprensione anticipata. Perché essa reca con sé un'emozione gonfia di turbamento devastante, il rimpianto, e dunque la colpa di non aver capito a tempo. Implica nella riflessione una revisione del sé, facendo sentire il soggetto quale complice, ignaro ma complice, di ciò che stava succedendo e che lui non vedeva. Attenzione, non è certo il pentimento è umile, sottomesso, è un'accettazione di ciò che fummo e appartiene alla famiglia della penitenza. La comprensione tardiva prevede il rimorso, e il rimorso è anche, come l'ha definita il filosofo francese Jean Kelevich, la nostalgia dell'irreversibile. La nostalgia dell'irreversibile, la nostalgia di ciò che non potremo mai più tornare ad essere, di ciò che avremmo potuto essere e che non fummo. La nostalgia dell'irreversibile genera livori, rabbia, furori, avversione verso noi stessi, astio verso noi stessi, anche esecrazione di noi stessi. Perché? Perché tutto questo stava accadendo e noi dove eravamo? E io, si chiede il soggetto, io chi ero dunque? La comprensione fuori orario, quando ciò che doveva essere è ormai irrimediabilmente stato, la musica che ballavamo inconsapevolmente è stata suonata. Noi la musica la capiamo perché abbiamo lo spartito in mano, ma tutta l'orchestra è morta. Può provocare, come dicevo, un effetto devastante, un trauma. E questo trauma, non di rado, può farsi agente di altissima letteratura. Nella storia della letteratura universale ho l'impressione che alla radice di sublimi capolavori ci sia qualcosa di questo tipo di sentimento, qualcosa di analogo. Faccio un salto indietro. Certo ne è debitore Cervantes nel suo Don Chisciotte.
lui, Cervantes, che aveva dedicato la sua vita prima alla carriera di cortigiano inviato in Italia, poi alla carriera delle armi al servizio del re di Spagna, che aveva partecipato alla battaglia di Lepanto, combattendo valorosamente, riportando gravi ferite e perdendo l'uso della mano sinistra, fortunatamente scriveva con l'altra mano, che aveva speso tutto il resto della sua vita al servizio della corona, partecipando alla spedizione navale di Navarino nel 1572 e l'anno dopo alla presa di Biserta e di Tunisi, dove fu catturato dai corsari turchi. Condotto ad Algeri fu venduto come schiavo e vi rimase 5 anni organizzando altrettanti tentativi di fuga, tutti falliti. Finalmente, riscattato con soldi, con denaro dalla corte spagnola, rientra in Spagna e si mette al servizio di Filippo II, che lo invia in Portogallo. Lui voleva andare in America, ma non ce lo fecero andare. Così sposò Catalina de Salazar y Palacios, andò a vivere a Siviglia, accettando l'incarico di commissario per la fornitura di viveri dell'invincibile armada e percorrendo instancabilmente l'Andalusia, finché il fallimento di un banchiere a cui era legata l'organizzazione di fornimento della casa reale lo coinvolse, probabilmente senza responsabilità. Fu scomunicato, così si usava all'epoca, e finì in carcere a Siviglia. Ben gli sta, direte voi. Ha fatto tutto. Era il 1906. Scusate, 1606. Cervantes aveva esordito con una novella pastorale, La Galatea, nel 1585. Poi erano seguite le novelle esemplari, certo magnifiche, così cristalline, ma anche abbastanza, come direi, politically correct, potrei dire così, soprattutto nella Gitaniglia e nella Nobile Sguattera, qualcosa che mi fa pensare, ho esagerato a dire politically correct, scusate, lo straordinario, ma mi fa pensare agli altrettanto straordinari e cristallini racconti di un Joyce che stava a Dublino, guardava Dublino con uno sguardo più penetrante dei raggi X, ma non aveva ancora scritto il suo Ulisse, dove ha capito davvero Dublino. Mi fa pensare ai dublinesi, a gente di Dublino di Joyce. A Joyce, per scrivere la piccineria, la limitatezza, la pena anche che gli suscita quella città e anche la rabbia di un ambiente che lo ha fortemente toccato, che ha descritto incomparabilmente ma che non è riuscito a capire forse nel profondo, gli ci vuole l'esilio, la lontananza. La comprensione dei meccanismi di un tale funzionamento sociale comincia a sorgere in Italia, a Trieste e soprattutto nella neutrale Svizzera, nella placida Zurigo. Allora sì, può attraversare davvero con piena consapevolezza i luoghi in cui aveva vissuto, quella sorda, opaca, bigotta, idiota città nella quale aveva vissuto, con il suo Ulisse, scegliendo un giorno preciso dell'anno per il suo Nostos, un giorno dell'anno che ricordo, fra l'altro, gli irlandesi, a mio avviso, un po' stolidamente celebrano come festività nazionale, accompagnata da cortei e bevute di birra, evidentemente non capendo che quel romanzo non è un motivo di festeggiamento, è un'espiazione a posteriori, è un ritratto dell'autore contro loro e contro se stesso. Per capire a Joyce ci vuole l'esilio, a Cervantes il carcere. Io credo che in quel carcere Cervantes capì che era stata tutta una favola, e che non era una favola bella, era una favola assurda. E chissà che forse non abbia anche sospettato che ciò che aveva scritto in precedenza, quelle novelle cavalleresche, pastorali, straordinarie, e quelle novelle cristalline, forse era una favola sulla favola, una metafavola, una bellissima letteratura, ma c'era un'altra cosa sotto. E allora nasce il nobile e miserabile Hidalgo assetato di giustizia che combatte contro il mondo per seguire il nobile mandato che si è dato lui da solo. Ma contro chi combatte? Don Chisciotte. Chi è il suo nemico? Chi è il nemico che lo ha ferito, che lo ha mutilato, che lo ha fatto schiavo, che gli ha rovinato la vita? Sono dei mulini a vento.
favole, giganti inesistenti, fantasmi, che qualcuno vuole fargli credere che esistano davvero. Ed è proprio qui, allora, in questa magnifica comprensione tardiva, che scatta il genio superiore di Cervantes. Perché si mette accanto una coscienza, una consapevolezza del reale che prima non aveva, come se estraesse una sua coscienza che esisteva subliminalmente nel suo passato per introdurla vigile nel suo presente, che è il personaggio di Sancho Panza. Sancho Panza è un povero uomo, non ha alle spalle carriere militari, carriere diplomatiche, libri di successo, è uno scudiero, anzi, è un servo che cavalca l'asino, è analfabeta, è un povero di spirito, ha ragione in modo elementare, ma all'occorrenza sa riconoscere se è un mulino a vento o un mulino a vento. Cervantes ebbe poi a scrivere che egli era stato allo stesso tempo Don Chisciotte e Sancho Panza. Il Cervantes che scrive il Chisciotte è l'acquisizione della coscienza del prima, la pura coscienza critica, o per citare ancora Jean Kelevich, che la specifica meglio, la conscience ironique, la coscienza ironica, che nell'accezione del filosofo francese non significa ironica per malizia, ma per il suo contrario, ironica quasi per innocenza, perché sta di fuori di noi, è eccentrica a noi. Da questa forma di coscienza critica, da questo rimettere in discussione il passato storico, collocandolo nel presente eterno della scrittura, nasce il più grande romanzo dell'Occidente. E su questo non c'è dubbio, perché così è la migliore cultura occidentale, quando è davvero migliore, quando sa riconoscere i nostri abbagli, i nostri errori, le nostre colpe inconsapevoli, ciò che avremmo potuto essere non fummo, ciò che avremmo potuto fare non facemmo. La soluzione stilistica poi può variare, ha un'importanza in fondo relativa, giocosità, tragedia, tragicommedia, tanti sono i romanzi o i poemi, mancanza assoluta di tragedia, come vorrebbe Nietzsche, lirismo, furia, esplosione verbale, grottesco. L'importante è il concetto, perché questo, guardate, è un fatto pacificatore, sia come sia. Si offre come buche di cui... È un concetto pacificatore con la storia, con il vissuto, con noi stessi, con la nostra cultura, e di cui la letteratura veramente si assume il compito, e di cui lo scrittore in prima persona, sia come sia, si offre proprio come bouc émissaire, come capra espiatoria. E molti altri sarebbero gli esempi che potrei fare sul sentimento della coscienza postuma che ha originato i capolavori della letteratura, ma voglio essere breve, ma mi limiterei a citare per esempio Shakespeare nella sua Tragedia Maggiore, perché ormai abbiamo letto così tante critiche sull'Amleto che si rischia di dimenticare il testo, critiche straordinarie naturalmente, ma eppure ho l'impressione che il problema di cui stavo parlando non sia ancora ben messo a fuoco, ci possiamo ragionare meglio. Mi riferisco al fantasma del padre, quasi sempre accettato come un dato di fatto, come un vero fantasma. Sarà perché Shakespeare è inglese, e l'inglese gli è gotico per natura, e si sa, il castello dell'ipotetica Danimarca è comunque gotico, nei castelli gotici appaiono i veri fantasmi. Ma si tratta di un vero fantasma, quello che appare sui merli del castello d'Amleto per chiedere vendetta al figlio? Qui la riflessione si impone, perché... c'è un'allusione di Freud, ma che poi lui non insiste implicitamente sul fantasma. Io direi che da questa faccio una piccola digressione, perché da quest'area concettuale si sono adoperate ottime intuizioni critiche, anche se non propriamente come quella che adesso propongo io, che specificherò, insomma questa qui che dico, ma è una delle più fortunate e delle più intelligenti, è certamente quella di Francesco Orlando, cioè il ritorno del rimosso applicato però alla Fedra di Racine. Ma si tratta dell'analisi critica di un personaggio, non dell'autore,
E io vorrei poi parlare dell'autore, quindi parlavo di Cervantes, parlo di Gadda, della comprensione tardiva dello scrittore. E allora tirerei fuori piuttosto una cosa che invece mi è venuta in mente e che aveva nel 1975, in quel delizioso libro che è La scomparsa di Majorana, aveva fatto Sciascia. Sciascia, mi piace ricordare una formula che parla di casi, lo cito, di precocità ritardata al possibile, nella scienza come nell'arte come nella letteratura. Secondo Sciascia ci sarebbero scrittori che per una serie di circostanze diverse della loro vita hanno rimandato la loro opera più congeniale o una delle loro opere più congeniali, quella che avrebbero potuto scrivere in giovinezza. Sciascia parlava anche, cito, di una precocità rimandata alla maturità, con un paradosso che mi pare geniale, e finisco la citazione, di un'età che urge e rompe in un'altra. Ma tornavo al fantasma di Amleto. Evidentemente io credo che, mi pare evidente che tutto questo Amleto lo sapeva già. Inutile che glielo dica il suo babbo sui merli del castello. Lui si era accorto della tresca di sua madre con l'amante, solo che non se n'era accorto. Se n'era accorto, ma non se n'era accorto. Era un fanciullone distratto e malinconico, aveva altre cose a cui pensare. Non aveva sufficientemente coscienza del sé per essere in sé. La consapevolezza arriva dopo e scatena la sua vendetta e la sua apparente follia, peraltro abbastanza metodica, come sappiamo. Un altro esempio, fra i tanti, poi ritorna a Gadda. Lo cito perché lo amo molto e... è Milton e il suo Paradiso Perduto, che è un poema, ma che preferisco chiamare romanzo, perché è un romanzo in versi. In Italia non si legge poco, cosa peraltro comprensibile, ma la figura di Satana del Paradiso Perduto è davvero il recupero di una coscienza a posteriori, la meravigliosa miscidanza fra il riformatore fanatico del presente che recupera la sensualità, la vitalità, direi l'eros profondo che aveva quando non seppe che farsene e che rivendica con un orgoglio ormai inutile e con una malinconia straordinaria. E poi una piccola mi spiace che non ci sia tempo da dedicare a Flaubert e alla sua Madame Bovary, che poi era lui stesso, come lui stesso ebbe a dire, Madame Bovary, c'est moi. Andiamo alla sua corrispondenza, la grande corrispondenza dell'orso o dell'idiota di famiglia, della famiglia, come la chiamava Sartre, con le donne da lui amate, la Louise Collet, Georges Sand, per non parlare di colei che gli ispirò l'educazione sentimentale, Élise Foucault. Quanto odio in quelle lettere d'amore e quanta cattiveria. Sono piene di rancore, di veleni. Eppure le amava davvero. Ma Flaubert amava davvero quelle donne o amava in loro l'idea dell'amore? Ho sempre sospettato che la creazione di Madame Bovary, questa creatura che dal proprio amore in maniera obliqua fa slittare l'amore non sull'uomo, ma gli uomini o gli amanti veri, ma sull'idea dell'amore, come se uno preferisse la lettura del Kama Sutra al giacere col proprio partner, sia all'origine del romanzo di Flaubert. Un romanzo cattivo, addirittura perfido, vendicativo e nello stesso tempo pieno di pena, perché Flaubert fa anche i conti con se stesso. Ma è tempo di tornare a Gadda e al suo Eros e Priapo, romanzo con cui termino, e romanzo che nella scala critica gaddiana non occupa la stessa importanza della cognizione e del pasticciaccio e che, a mio avviso, è quasi più inquietante,
perché è un grido muto contro il nulla. È un po' la classe morta di Cantor. È una ringa folle tenuta da un oratore folle su un palco in una piazza deserta e assolata di De Chirico. Mi fa pensare a questo. Io lo vedo, Gaddone, quando scrive, come se fosse in una piazza di De Chirico, veramente. Non c'è nessuno. C'è un sole di mezzogiorno che picchia, la luce e l'ombra, e lui grida, urla, tutto rosso, in un microfono. È vero che le prime elucubrazioni, le prime pagine di Eros e Priapo nascono fra il 44 e il 45, nel periodo delle giubbe rosse fiorentine. Ma noi conosciamo Gadda, conosciamo anche la sua grandiosa codardia, i suoi timori nevrotici, le sue presunte incompetenze di allora. Non poteva. Domine non sum dignus. Chi lo ha ritratto in quegli anni, raccontandolo cronisticamente, con elementi biograficamente interessanti, anche molto belli, curiosi, ma rischiando sempre di farne una macchietta, perché con personaggi del genere si rischia sempre di fare delle macchiette, non può restituirci il vero Gadda, ci restituisce il suo grosso involucro, il suo comportamento sociale, non i pensieri e non i tormenti. Non è dalle biografie che si ricavano gli scrittori. Come ha detto Octavio Paz, i poeti non hanno biografia, la loro opera è la loro biografia. La vescica verbale di Gadda, che esplode in Eros e Priapo, in un ribollio espressionista che mescola una prosa di sapore toscano cinquecentesco all'invettiva, all'ingiuria, alle immagini visionarie, al deragliamento carnascialesco, all'urlo, alla furia, per citare un titolo di Faulkner, urlata apparentemente nella piazza De Chirichiana, che vi dicevo, in realtà a me arriva, sembra diretta a noi che lo leggiamo oggi. Sarei arrivato alla conclusione e mi accorgo di avere un po' lasciato fuori dal mio percorso Italo Calvino. È uno scrittore che amo, ho amato, non mi ha lasciato però la stessa inquietudine degli altri e credo avrebbe avuto i numeri per farlo. Non so se il suo compito era già terminato come testimone, ma i suoi libri migliori, quelli del periodo più realista ed impegnato, forse sono quelli che ancora mi portano un messaggio di inquietudine. Calvino, probabilmente al contrario di Joyce, che ebbe bisogno dell'esilio, della lontananza per capire meglio l'inquietudine del proprio paese, a lui la lontananza nocque. Parigi, come scout letterario dell'Einaudi, dove scoprì l'Ulipo, i giochi verbali, i cruciverba di Queneau e di Perec, lo portarono un po' al metaromanzo, che peraltro ebbe forse la non fortuna di coincidere con la critica strutturalista di voga allora in Italia, che la grammatica ce l'aveva, è molto buona, ma gli mancavano i testi. In una frase, ritornando a Cervantes, in una frase contro i grammatici, spiritosa, Cervantes dice che al suo tempo in Spagna c'erano grammatici così bravi, ma così bravi che potevano scrivere delle grammatiche senza aver bisogno della lingua. Con il Castello dei Destini Crociati e Se una notte d'inverno un viaggiatore, Calvino ad alcuni grammatici italiani dell'epoca fornì una lingua e loro ne furono felici, insomma. Ma credo che l'equivoco maggiore di questo veramente pur grande scrittore sia stata la sua illusione finale, ecco questo che, come dire, manca lì di inquietudine, o me la comunica in un'altra maniera, paradossalmente, la sua illusione della possibilità di un nuovo umanesimo, e cioè di un abbraccio nuovo fra scienza e letteratura, come era avvenuto in Italia nel 400 e nel 500, e alla sua celebrazione, ricorderete, di Galileo Galilei come uno dei più grandi scrittori italiani. Ora, noi tutti amiamo molto Galileo,
un grande scienziato e pensatore, poi il nostro concittadino di Como, perché sappiamo cos'è la scienza e amiamo la scienza. Ma quel fenomenologico sguardo del narratore di Palomar diretto sull'onda che avanza, a me sembra francamente un equivoco, un'illusione. Il narratore, e cioè che poi è Calvino stesso, la guarda e la descrive quasi che fosse la magnifica onda azzurra e bianca di rilevanza solo estetico-fenomenologica del grande pittore giapponese Hokusai. Il problema è che quell'onda non è un quadro alla parete, si sta dirigendo verso di noi e forse è uno tsunami. Nella descrizione dei sopravvissuti, lo tsunami è cominciato così, con una straordinaria e affascinante onda che avanzava dall'orizzonte. Noi amiamo la scienza e vogliamo che avanzi e indaghi e che non le si mettano dei limiti burocratici ed etici, perché non è la scienza in sé che è colpevole, come vorrebbero certi teologi, ma l'uso che se ne può fare. Del resto, solo da pochi anni i governi dei paesi civili hanno proibito l'uso dell'amianto, eppure l'amianto aveva protetto a lungo la nostra salute, i tetti delle nostre case, le pareti, perfino le tute dei pompieri erano fatte di amianto, perché l'amianto è ignifugo, ed è vero, allontana il fuoco, solo che attira il cancro. Qualche tempo fa una televisione non italiana, in un documentario sul nucleare, intervistò il pilota che aveva sganciato la bomba atomica su Hiroshima. Il crudele intervistatore, un po' crudele, chiese al povero pilota se sapeva qualcosa sulla scissione dell'atomo e su Oppenheimer Fermi. Il pilota lo guardò attonito e gli rispose che lui aveva solo l'ordine di sganciare una bomba. Io credo che l'abbraccio di scienza e letteratura sognato da Calvino nel suo vagheggiato nuovo umanesimo neoplatonico sia un po' una favola. Alla scienza compete un ruolo, cercare, e è bene che cerchi, noi vogliamo che lo faccia. La letteratura è un altro, quella di porre domande e di inquietare. La letteratura è la nostra coscienza critica. Nella lezione inaugurale al Collège de France del 7 gennaio 1977, Roland Barthes afferma, citazione, la letteratura lavora negli interstizi della scienza. È sempre in ritardo o in anticipo su di essa. Simile alla pietra di Bologna, che è come si chiamava il bario una volta, simile alla pietra di Bologna che irradia durante la notte ciò che ha immagazzinato durante il giorno e grazie a questa luce indiretta illumina il giorno futuro. La scienza è rozza, la vita è sottile ed è per correggere questa distanza che la letteratura ci interessa. Grazie. Questo è il gioco del ponte, vero? È per il gioco, penso. La premessa. Sono in costume? Alcuni sì. Sì. Allora,
Le domande con la colonna sonora di... Ce l'ha una. Sto per rompere il ghiaccio, visto che non ci sono domande. Visto che non ci sono domande più specifiche, io sono rimasto particolarmente colpito dalla sua ultima frase. E come forse capirà, non sono un letterato. La scienza è rozza, rozza. Sì, è di Roland Barthes. Io capisco che lei ha citato Roland Barthes, però naturalmente la scelta delle citazioni non è neutra. Questo me lo concede, sì, sì. O me lo conceda, certo, per cortesia. Niente, volevo solo chiederle un suo commento personale su questa frase che, tolta dal contesto in cui l'ha scritta Barthes, mi sembra un po' rozza. Ma guardi, io credo che la vita sia più sottile della scienza. Per la scienza ho molta ammirazione, ma lei sa che noi viviamo in un sistema binario. Bianco-nero, maschio-femmine, caldo-freddo. E sostanzialmente la scienza si basa su questo. Io non sono uno scienziato, ma so che gli elementi su cui si lavora sono questi. La scienza e la vita ha molte sfumature, moltissime, e soprattutto credo che possa rispondere a quello che noi tutti sappiamo. La scienza obbedisce a delle leggi e la vita obbedisce al caso. A questo proposito mi sono ricordato di un libro letto molti anni fa che credo in Italia sia stato poi poco abbastanza riletto, di un grande biologo francese che ebbe il Nobel, Jacques Monod, Il caso e la necessità, è un libro straordinario. La necessità appartiene alla scienza, il caso appartiene alla vita. Mi scusi, adesso lei mi dice le citazioni non sono, è vero, non sono innocenti. Mi viene in mente anche un'altra frase di Benveniste. Credo che Benveniste l'abbia fatta studiando l'evoluzione di una lingua, ma ho l'impressione che questa frase si possa applicare come metafora a tante cose, perfino alla storia, che poi appartiene più alla vita che secondo me che alla scienza. Anche se molti hanno tentato di studiare la storia scientificamente, come Hegel. Veniste dice: l'inattendu n'arrive jamais, l'imprévu toujours. L'inaspettato non arriva mai, l'imprevisto sempre. E la scienza obbedisce a delle leggi, è regolata matematicamente. E si può formulare con delle formule. La vita no. La vita proprio non si formula. E in questo sta la sua sottilità. E se vuole, in una anche forma di superiorità nella nostra illusione. Possiamo intuirla la vita, possiamo prevederla, possiamo cercare di interpretarla, la letteratura ci aiuta molto in questo, ma non possiamo formularla. L'intuizione è molto importante. L'idea di Newton che sta sotto il melo e gli casca la mela sulla testa, cioè lui non è che ha inventato la legge di gravità, è la sola scoperta. E la scienza l'ha aiutata a scoprirlo, cioè la sua intuizione ha fatto in modo che riuscisse a tradurre in formula matematica il fatto che la mela cadeva verso il centro della Terra. Ma è ovvio che la mela sarebbe caduta comunque, sempre, per l'eternità, anche se Newton non la traduceva in formula matematica. Newton è riuscito a tradurre in formula matematica questa sua la caduta della mela, però non sarebbe mai riuscito a tradurre in formula matematica quello che gli potevano succedere 10 minuti dopo.
grande lì, per piacere. Lei prima, salve, aveva parlato degli scrittori che, i grandi scrittori sono quelli che o anticipano o ritardano i tempi. E allora è per il presente il loro scrittore. Ma non voglio essere così categorico. Sì, che comunque, appunto, allora qual è la possibilità dello scrittore di interferire, di influenzare il presente? Ma personalmente ho molta, come dire, sono molto scettico sulla possibilità della letteratura di influenzare il presente. Parlavamo prima con il professor Settis sul fatto che se una cosa la scrivi in un libro non dà fastidio a nessuno, se la dici in televisione dà noia a tutti. Quindi questo già ti con criterio anche un po' molto elementare. Ti fa capire come l'intervento del libro sulla società abbia un rilievo abbastanza scarso. Ma a parte questo, anche nelle società in cui il libro è più diffuso, diciamo così, arriva più massicciamente al lettore, quindi ha una forza d'urto anche maggiore, la letteratura non può avere di per sé la stessa forza di intervento di presa di coscienza o di intervento civile o di quello che vuoi, rispetto a quello che chiamiamo i media oggi, insomma, che hanno una capacità di... E poi la letteratura, non lo so, insomma, ha un altro passo, e questa è la sua forza in fondo, è per questo che noi ci crediamo anche, è perché non vogliamo mica tutto e subito, la vita umana non è fatta così. Siamo anche esseri pazienti, ne abbiamo passato tante. Non che si scriva per i posteri, ma perché sappiamo che è come le Olimpiadi, insomma. La letteratura i 100 metri non li vince, fa la maratona. Però un libro ti ritorna, fra 50 anni, fra 100 anni, te lo rileggi. E col giornale invece magari il giorno dopo ci incarti l'insalata. Ha una forza dirompente in quel momento, ha un grande potere di convinzione. E però quel libro lì lo tiene lì e resta lì. Ha un altro respiro, un altro fiato. Su questo bisogna contare. Volevo domandarle come inserirebbe Pirandello nel filo dell'inquietudine novecentesca. Ah, ci vorrebbe un'enciclopedia quello. E lo inserirei soprattutto nel fatto che ha capito come persona che non siamo soli dentro di noi, siamo tanti. E lo inserirei in un discorso che è molto novecentesco, veramente. Io credo che Pirandello sia il Novecento in questo senso, senso psicologico. E lo farei discendere anche dai filosofi francesi che lui ha letto molto, come Thibaut, eccetera, i Médecins Philosophes, quelli che hanno parlato della prevalenza dei vari io, e in fondo di una, come dire, di una molteplicità dell'anima che, se ci si pensa bene, ha qualcosa anche di paganeggiante, che è un ritorno, e da un punto di vista scientifico, molto legato a una scuola che poi diventerà freudiana, eccetera, perché poi lui fa la trinità, Freud, ma il... da un punto di vista, di pensiero di base, è sostanzialmente contro, l'unicità dell'anima, ecco, insomma, questa peraltro grandissima invenzione cristiana, che invece sradica il paganesimo, perché l'uomo è una creatura sola, è un'anima sola. E insomma, questo labirinto, diciamo così, di cui noi siamo fatti, è proprio il Novecento. È il Novecento. E naturalmente da lì le sue inquietudini, voglio dire. A parte il fatto di non riconoscersi, è inutile stare a parlare di certe novelle dove alcuni ritornano e poi non riconoscono più neanche il se stesso che aveva abitato lì, insomma. Il passaggio fra il sogno e la veglia, questa transizione quasi senza possibilità di barriere, il trattare il personaggio letterario alla stregua di una creatura che merita
una sua esistenza quasi compiuta, perché si capisce che è un altro da sé che è venuto fuori. È un, certo, sì, è un fantasma, se si vuole, è un lemure, ma in questa sua natura di lemure ha comunque merita, desidera uno statuto di persona, insomma, è posto dei problemi, delle questioni che sono estremamente, ci inquietano ancora e ci appartengono. Ecco. Sì, secondo lei la letteratura non riesce mai a risolvere le inquietudini? Anche può, sì, perché no, o comunque, ma forse a volte le aumenta, a volte le toglie, a volte le placa. Dipende, la letteratura ha molte valenze, ecco. Sia chiaro, intanto ne approfitto per fare un discorso. Io ho parlato oggi in questo contesto di, come dire, di alta letteratura, di grandi scrittori, scrittori che amo, ma a me piace leggere molte cose, eh. Io leggo anche quella che si può chiamare letteratura di intrattenimento, non proprio quella bieca, insomma, ecco, ma anche quella è bello leggerla, sa? È bello leggere tante cose, perché a volte abbiamo bisogno di leggere Oden, perché sentiamo l'urgenza di quella cosa lì, ma non so come risponderle. Insomma, ci sono tanti momenti della nostra vita. La mia nonna, quando ero bambino, mi diceva una cosa, mi diceva Antonino, la vita è tanto lunga, però a volte com'è difficile passare un pomeriggio di domenica. Io vorrei radicalizzare un po' la domanda che ti è stata fatta, restringendola, cioè a proposito degli interventi degli scrittori, non quelli attraverso i libri, sui quali sono perfettamente d'accordo con ciò che hai appena detto, ma noi sappiamo che ci sono degli interventi, l'hai ricordato anche tu, ad esempio di Pasolini, no, sui giornali, e naturalmente i tuoi interventi, anche uno recentissimo che parecchi di noi avranno letto. Ecco, radicalizzando la domanda, io voglio chiedere, tu pensi che oggi, qui in Italia, interventi di questo tipo degli scrittori sui giornali, qui non intendo dire necessariamente dall'elezione del nuovo governo, diciamo in questi ultimi periodi, sì, abbiano qualche valore, abbiano qualche efficacia, diciamo, perché il valore ce l'hanno senz'altro, perché uno scrittore si esprime e fa molto bene a esprimere la propria posizione, secondo me, anche se fosse una voce che grida nel deserto, ma abbiano qualche reale efficacia nella società italiana, anche in confronto, visto che è un'esperienza internazionale, a quello che succede in altri paesi? E questa è la prima domanda. La seconda è questa. Fra gli scrittori che in qualche modo rappresentano l'inquietudine, ecco, Luciano Bianciardi ha avuto qualche senso per te, non solo quello della vita agra, Bianciardi della vita agra, ma anche degli interventi giornalistici o quei libri tipo Il lavoro culturale, eccetera? Certo. Sì, senti, comincio dalla seconda, perché ne parlavo con un mio amico che mi ha accompagnato oggi, un mio amico Sergio, proprio di Bianciardi, ma mi aveva chiesto, ma di Bianciardi ne parli? Ho detto, guarda, non ce la faccio, non ho tempo, ma è evidente che sì, certo, Bianciardi sì. Io ho fatto un percorso molto, come dire, anche un po' raffazzonato, se tu vuoi, poi saltando un po' di qua e di là, ma non potevo farne a meno, ma certo, Bianciardi è fondamentale per quel momento lì anche, ma anche altri comunque, poi le liste poi crescerebbero, per esempio anche Flaiano io ci metterei. E per quanto riguarda quella domanda sostanziale, io sarò chiaro. Senti, io lo faccio, e come sai l'ho fatto, e ogni tanto continuo anche a farlo, l'intervento dello scrittore sul giornale. Però, per quanto riguarda
come dire, questo intervento, io direi che è un po' come di Coubertin, l'importante è partecipare. E lo si fa per questo, per far vedere che comunque siamo vivi, che comunque non ci hanno ucciso, i nostri neuroni funzionano ancora, ecco. Ma rispetto, capisci, al livellamento di informazione sotto cui un paese che ormai domina, la mia voce, quella di un altro grande collega, di un altro voce autorevole, eccetera, sì, è importante per una testimonianza, ma della loro efficacia ne dubito. Ti chiedo una cosa a te. Tu hai parlato a un certo punto di fascismo, in un inciso, parlandone come di una grande invenzione italiana, hai detto qualcosa di simile. Volevo chiederti di elaborare un po' su questo, se parlavi del passato o se temevi del futuro. Ma guarda, intanto ti risponderò con un libro che ho ammirato molto di Umberto Eco, un libro di saggi, e un saggio è dedicato all'urfascismo, ti ricorderai. Umberto Eco prende le categorie, diciamo così, le componenti eterne del fascismo, le mette insieme e dice che a un certo punto poi il fascismo può rinascere in altre forme e in altri modi, ma le sue cellule costitutive sono quelle. Per quanto riguarda l'invenzione italiana del fascismo, in realtà, evidentemente, e gli storici ce lo sanno e tu e voi lo sapete meglio di me, le cellule che Mussolini prende per elaborare l'idea di fasce di combattimento e successivamente strutturare l'idea di uno Stato corporativo con l'aiuto del filosofo Gentile e dell'idea dello Stato etico, evidentemente questa è innegabilmente la grande invenzione italiana politica del secolo, a tal punto che diventa il made in Italy dell'epoca. Mussolini la esporta immediatamente, l'Europa gliela adotta in altre forme e in altri modi, ma l'adottano tutti. La Germania, il suo allievo preferito, che poi lo supererà di molto, devo dire, l'allievo supera il maestro, lo copia immediatamente. Ma lo copia immediatamente, il primo a copiarlo è Salazar. Salazar non fa nessun colpo di Stato. Non instaura per il momento nessun campi di concentramento, prigione, eccetera. È arrivato, fa un colpo di Stato bianco, è ministro delle finanze, si fa nominare ministro del consiglio, scivola, fa un cambiamento della Costituzione. Si fa approvare dal Parlamento. Una meravigliosa Costituzione di base repubblicana, peraltro molto avanzata, che aveva il Portogallo, nel 28 lui la cambia. Poi il Portogallo l'ha ripristinata recentemente nel 74, naturalmente rinnovandola molto, è una delle più progressiste d'Europa. Per Berlusconi sarebbe sovietica, probabilmente. Speriamo che non gliela vada a toccare, perché portoghesi... Lui la trasforma, copia Mussolini. La nuova Costituzione di Salazar, che poi è un Stato corporativo, come lo chiama lui, è copiata da Mussolini. Poi arriva la guerra di Spagna, Franco, l'Ungheria, la Romania. Il gioco è fatto. Allora, voglio dire, bisogna pensare anche che questo nostro paese, che in fondo è ammirato giustamente all'estero e noi amiamo molto,
per il bello che ha dato e per il buono, l'intelligenza e la creatività, è un paese all'avanguardia, sempre. Io ho sempre considerato il mio paese come uno dei paesi più all'avanguardia del mondo. Ci sono poche persone creative come noi. Siamo veramente all'avanguardia. Però il problema è che spesso possiamo essere all'avanguardia del meglio, ma anche del peggio. E allora bisogna forse sorvegliare il nostro essere avanguardisti. Sì, c'è qui Renate che vuole fare una domanda. Si affacciano dei nomi a rivendicare un posto in questo percorso in me. Due della letteratura tedesca del Novecento e due ancora, o tre, della letteratura italiana. Volevo sapere cosa ne pensa. Sì. Paul Celan e Thomas Bernhard della letteratura tedesca e Svevo naturalmente e ancora Ottieri e Soldati per esempio nella nostra letteratura italiana del Novecento. Volevo sapere se rientrano in un discorso possibile sull'inquietudine. Proprio. Sì, tu Renata hai rammentato tutti gli autori che amo ovviamente, che sì. Bernard sì, comunque Bernard inquieto, ma è più che altro anche mazziatore, lo amo anche per questo, perché insomma poi lui prende l'ascia e taglia la testa alla borghesia viennese, gliela va fuori, insomma. Sì, certo, c'è anche lì nel linguaggio, evidentemente. Poi Celan. Anche lì, per quanto riguarda il linguaggio, fra l'altro, che io ricordo il suo saggio Il Meridiano, cioè il torturato, chiamiamolo così, l'internato nei campi di concentramento, che si esprime e sceglie di scrivere in nella lingua del suo boia, è già il. Però quel saggio Il Meridiano è assolutamente magnifico. È assolutamente magnifico. Ho fatto una mostra adesso. A Madrid, organizzata da Francisco Carauta, perché Eric, il figlio, gli ha dato tutti i documenti, cioè il catalogo, è straordinario. Sì, sì. E va bene, poi insomma, d'altronde la sua inquietudine, sai, sappiamo poi lì come è finita, insomma, è finita nella Senna, insomma, ecco, nonostante tutto. Ci metterei anche la Virginia comunque, perché è una figura che amo tantissimo. Ecco, a proposito di chi si è affogato e di chi non ha resistito all'inquietudine, lei aveva un marito meraviglioso, straordinario, veramente. Quell'uomo bisognerebbe fargli un monumento, non è un grande scrittore, ma era un uomo straordinario. Ogni volta che lei finiva un romanzo la mandava in clinica per 2 mesi. E di fronte alla guerra però la clinica non ha funzionato e l'idea... Questa immagine è un po' anche da Ofelia, forse mitica, di lei che con i suoi vestiti un po' sempre eleganti e trasparenti entra nel fiume e poi sparisce, resta il cappello a galleggiare, è struggente veramente. E per quanto tu poi hai ricordato Ottieri, beh, Ottieri veramente è uno spiritello proprio. Sai, veniva a Pisa a curarci, Ottieri l'ho conosciuto, era una persona, una cosa assolutamente incredibile. E si faceva qualche chiacchierata al bar lì, al caffè, come si chiama? Lungarno, all'Ussero, sì, si marciava lì, eccetera. Faceva impazzire tutte le cose, tutti i dottori, le dottoresse. Lui, no, ecco, è... Il Volponi sgarbato, se tu vuoi, e il suo dilemma è lo stesso, insomma.
Pagliatore di sedie, cioè quando comincia proprio questa ganache che lo stringe, perché lui c'è dentro questa società, insomma, è il genero di Valentino Bompiani, insomma, è stata la grande società milanese, l'industria, eccetera, e nello stesso tempo si rende conto di tutti quei paradossi, quindi ha sofferto proprio anche tanto, insomma, ecco, lui esprime anche una sua personale sofferenza. Soldati, guarda, Soldati è un, io credo che uno dei libri belli della letteratura italiana, che dovrebbero proprio lettere da Capri, insomma. Anche i racconti del maresciallo, ma le lettere da Capri, lui è un, ha capito che cosa può essere la verità vissuta falsamente, ha cercato l'autenticità. È un uomo che ha uno sguardo molto, molto maligno e puro, se posso dire, sulle cose. A me piace molto Soldati. Però forse, invece, finendo con Svevo, che pure amo molto, forse tutto sommato è quello che ha risolto meglio le cose, sai. Nella sua grande inquietudine, ho l'impressione che Svevo si sia un po', poi non so come ci sia sentito dentro, ma mi pare uno di quei, grandissimo, straordinario, tanto lo schiaffo che si becca nella prima pagina al suo babbo mentre muore, quello è geniale, ma si è un po' fatto un'epigrafe a priori, si è un po' costruito un'immagine in cui noi ce lo vediamo un po' dentro, ecco. È come quelli che hanno cura della propria tomba, se posso dire, e prima di esserci sepolti, ecco. A volte mi fa questa impressione qui. Prego. Antonio, ti ringrazio molto per questa lettura e questo filo stupendo che ci hai dato. Siamo tutti convinti che l'inquietudine è un concetto assolutamente moderno, anche se esiste da tanto tempo, però raccoglie ora tutto quello che prima era. E ci hai dato un esempio stupendo con Cervantes. Ora io vorrei chiedere l'inquietudine di Tabucchi. Si può aprire un pochino, scusa? Dimmi. L'inquietudine di Tabucchi. I piccoli equivoci, senza importanza, ci lasciano molto ma molto inquieti, però ci lasciano un'inquietudine risolta forse attraverso la felicità della scrittura, del racconto breve, ma un senso di positivo. Forse in qualche altro tuo libro è meno risolta in maniera positiva, però io vedo che in te c'è una grandissima inquietudine, mal di vivere, però poi ce lo dai abbastanza risolto. È molto chiederti qualcosa dell'inquietudine di Tabucchi. Ma io sono l'uomo più placido del mondo. Sono l'uomo più placido del mondo. Ma guarda, in realtà, sai, tu sai che nei miei libri io, e poi l'ho sempre detto, e poi si vede, sì, inevitabilmente qualche elemento scarsamente autobiografico, perché poi c'entra sempre, ma i miei personaggi sono sempre altri. A me il mio sguardo si è sempre posato su altri, insomma. I personaggi o me li sono inventati, o mi sono caduti sulla testa, o sono delle costruzioni messe a pezzi di persone che ho conosciute, o sono storie che mi hanno raccontato. Comunque, a me è sempre piaciuto guardare fuori, credo che la letteratura debba essere un periscopio, l'ho sempre usato in questo modo, per osservare, per guardare fuori di me. Peraltro a volte con noi stessi credo che ci si annoia anche un po'
soprattutto arrivati a una certa età, ma ci si conosce, non ci va, uff, basta, insomma, andiamo un pochino altrove, ecco, tanto siamo. E allora c'è questo, credo di aver usato sempre questa attenzione, penso che fare letteratura non significa soltanto essere un'antenna emettente, ma anche essere un'antenna ricevente, stare attento agli altri. A me piace molto ascoltare le storie altrui, ascoltare le persone, anche rubarle, le conversazioni, fa parte del mio mestiere. Siamo sempre un po' dei non dei guardoni, ma degli ascoltoni, insomma. E perché assorbi quello che è l'altro, ti senti un po' una carta assorbente. E ci sono persone che nascono così, insomma, e a me mi interessano gli altri, sono curioso. E inevitabilmente poi, comunque, il fatto che ti arrivano tanti messaggi, poi finiscono per inquietarti davvero, insomma. Sono gli altri che ti inquietano, forse mi inquietano più gli altri di me stesso, se devo essere sincero. Poi a un certo punto uno dice, ma che me ne frega a me, ecco, ma perché? Però ormai sei talmente tanto, come dire, hai tanto, capisci, assorbito le inquietudini che tu senti, e personali, e collettive, eccetera, che tu ne sei diventato quasi un ricettacolo e bisogna che tu le ributti fuori, insomma. Io credo che una buona parte delle cose che ho scritto sono state scritte su questo. Prego. Non so se è in tema, ma ci potrebbe dire per favore due parole su Voltaire, sull'inquietudine di Candide? Vede, quando c'era Leibniz che diceva che era il mondo dei migliori possibili, e lì succede quella cosa di cui parlavo di Benveniste, c'era l'imprevisto. L'imprevisto è il terremoto di Lisbona. E lì Voltaire ci va proprio a taglio. Credo che sia un... Ho riletto recentemente il Trattato della Tolleranza perché si era diffusa un po' troppo in Italia una formula, un cliché, che mi sembrava non usato in maniera, che mi sembrava usato un po' impropriamente. Si sentivano dire le peggiori bestialità in televisione, per esempio, in pubblico, sugli autobus, dappertutto. E però il discorso di chi la sentiva, della povera vittima, perché quello diceva, sai, non so io, a me mi piace, io sono, lo so, diceva le cose peggiori. E poi diceva, personalmente, quando la metteva personalmente, metteva tutto a posto. E chi riceveva questa villania e questa offesa, poteva essere lei o io, eccetera, doveva rispondere con una frase che è più o meno non sono d'accordo con te, ma mi farei tagliare la testa per ti farti dire, ma neanche per idea, io ti strozzo. Ma ci mancherebbe, non ha mai detto questo Voltaire. Io un giorno in treno uno mi ha detto, io sono, sa perché io sono razzista, e poi mi fa, e lei cosa ne pensa? Ma guardate, che gli rispondi a uno così? E devo dire, ma lo dica pure, perché dice Voltaire che è vero, lei deve esprimere tutto. È un reato. Se io avevo i neri li ammazzerei tutti, lei che ne pensa? Ecco, ormai stava passando, a proposito di Voltaire, questo abbassamento di livello, questo voltairianismo preso così, che lascia dire le atrocità peggiori. Ma ci sono delle cose che non si devono dire, che sono offensive per chi le sente e che turbano i rapporti sociali e sono veramente non sono punibili con il codice penale.
Uno risponde, ah, lei, io sono pedofilo, che ne pensa? No, scusi, siamo arrivati adesso in Italia a un linguaggio di comunicazione insopportabile. Questo perché hanno anche sdoganato questi cliché fantastici della tolleranza. No. Ci sono delle regole, secondo me, anche nel linguaggio, come nel codice stradale. Cioè, io vado sulla sinistra, e vieni pure perché è vero, sono tollerante, ci mancherebbe. Scusi. Grazie molto anche per questa ultima cosa che hai detto.